Guido Abbo, notizia importante per Imperia, finalmente il progetto per la ciclabile è partito, è così? È ufficiale? Esattamente così, incredibilmente le cose non accadono per caso. Mentre eravamo in conferenza stampa con l'onorevole Del Rio, mi è arrivata notizia che abbiamo inviato alla Presidenza del Consiglio dei Ministri una PEC con il progetto definitivo del bando periferie e contestuale richiesta di erogazione della prima tranche di 3,6 milioni del progetto. Quindi il progetto, diciamo, il bando è definitivamente in sicurezza, il termine ultimo per l'invio del progetto era oggi. Abbiamo ottenuto 60 giorni di proroga, ma non ce n'è stato bisogno di utilizzarla, e il lavoro è stato fatto interamente dagli uffici lavori pubblici con supporti esterni, ma con tutto l'ufficio al lavoro. Una soddisfazione incredibile, abbiamo lasciato un regalo comunque sia alla città di Imperia. Questo progetto eventualmente potrà essere ritoccato o un qualcosa di blindato? Progetto definitivo può essere, chiaramente si farà un progetto esecutivo, si potranno fare delle varianti. L'impostazione complessiva del progetto è quella, perché quello progetto fatto con quella filosofia ottiene l'obiettivo di riqualificare le periferie urbane, che è il motivo per cui ci hanno dato quei quattrini.